Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Gemma Gamer. Ecco qui, cominciamo da dove ci siamo lasciati nello scorso episodio dell'inizio della Road to Division 1. Andiamo a continuare e vediamo il nostro prossimo avversario. Allora, abbiamo Aguirre infortunato. Allora, dobbiamo subito sostituirlo, mettiamo Kazimi. Come sempre dobbiamo avere tutti i giocatori di bronzo, quindi... Allora, andiamo a sostituire con uno bronzo. Adesso sono tutti agendati. Allora, adesso che ci ha fatto questo posso fare anche un bel torneo di argentati, però continuiamo con questi. Andiamo all'inizio della partita. Speriamo di trovare subito l'avversario. Ecco qui il nostro avversario. L'abbiamo trovato un po' prima. Io metto la divisa Real Madrid classica, molto bella. Andiamo a cominciare questa partita. Vediamo la sua squadra. Bene ragazzi, ora l'intesa pare a 100, quindi penso che questa coppa possa concludersi qui, perché secondo me questo qui mi fa nuovo di gol. Comunque andiamo a vedere l'inizio della partita. Eccoci qui ragazzi, cominciamo questa partita e speriamo bene. Dai ragazzi, dobbiamo vincere. Ecco lo schieramento alle padrone di casa. La vedo dura. Ragazzi, sto notando che FIFA sta avendo un ottimo riscontro con le visualizzazioni. Sono molto contento. Vuol dire che mi piace ciò che sto facendo. Dai, sono molto contento. Spero che sia così per tutti i miei futuri video, per i miei progetti, tutto ciò che farò. Speriamo bene ragazzi. Ma attenzione. Kazimi, il tiro. Ah, l'ha parata. Oh, non me ne ero accorto. Mannaggia, non sono stato reattivo. Il portiere sta facendo una cappellata. No, parata del portiere, sì. Grande. Butta via la palla. C'è Grigor. Si tiene la palla. Perdono il pallone. Ha intercettato palla con un ottimo tempismo. Vai. La difesa di... Ma secondo me è normale che mentre uno regista ci sta un cane che abbaia da 3 ore? Secondo me no. Non so se voi lo sentite, ma io sì. Batte la punizione, la dà al centro, io credevo che tirasse, ma non l'ha fatto. Un attimo ragazzi. Credo di subire gol, ma adesso ci rifacciamo. Palla al centro, gol! Sì, grandissimo, 1-0 e palla al centro. Bellissima azione. No, parte. Attenzione, sta partendo, il mio portiere esce perché è uscito. E ha fatto bene. Non so come si è trovato lì, ma ha fatto bene il nostro Lopez. No, gli ha regalato la palla. Mamma mia ragazzi, non mi sta facendo respirare. Mamma mia, che gol. Fino alla fine ce l'ha fatto. Ah, guardate che azione. Però il portiere ce l'ha arrivato, Grigor. Finta e... Chapman! Ma che palo! No! Diamine, non accetto questo. E finisce qui il primo tempo, ragazzi, sul risultato di 1-1. Una partita dominata da entrambe le parti, però il possesso palla è più il mio. Adesso andiamo a vedere il secondo tempo. Eccoci qui, ragazzi, comincia il secondo tempo. Vediamo come andrà a finire. Che abbiamo Sterbeck che lotta. Se la fa togliere perché lui è un grande. Morrison, il portiere suo esce. Ha fatto una stronzata secondo me, però. Andiamo col tiro dalla distanza. Qua. Per poco ragazzi, stavamo facendo il gol del 2-1. Per pochissimo. Chapman. Chapman sbaglia, sbagliamo anche noi. Chapman, il tiro. No, dai. Mannaggia la miseria.
Fuorigioco, arbitro, arbitro, arbitro! Dai, non possiamo subire così. Palla per Pleguezelo che tra un po' sviene anche lui. Pleguezelo, Pleguezelo, vede il giocatore dall'altra parte. Madonna! No! Abbiamo sbagliato l'occasione all'89esimo. Potevamo chiuderla. No, no, come si dice, gol sbagliato, gol subito. No, ma c'è Lopez. Ci tiene ancora in gioco. Io provo. Finisce anche il secondo tempo regolamentare. E adesso andiamo ad affrontare il primo tempo supplementare. Però facciamo qualche cambio. Perché stanno tutti a terra. Andiamo almeno in attacco a sistemare la situazione. Togliamo Chapman che ci ha delusi. Andiamo così, ragazzi. E comincia il primo tempo supplementare. Speriamo bene. Abbiamo cominciato in attacco direttamente. Perché non abbiamo niente da perdere. Dobbiamo attaccare, ragazzi. Dobbiamo attaccare, ma stiamo anche subendo un'azione. Il nostro portiere subito si avventa sul pallone. L'alza bene per Kazimi. Kazimi entra in area. Kazimi, Kazimi. Che cazzi mi fai? Mannaggia la miseria. Ancora Kazimi. Kazimi, vedete, Delia. Delia, palla al centro. C'è uno morto mio lì. Via. E finisce anche il primo tempo supplementare. Stiamo dominando, ragazzi. Che sudata, che sudata. Questa coppa ce la stanno facendo sudare davvero. Il problema è che nella prossima partita non so chi mettere perché saranno tutti, ve la dico tutti, distrutti fisicamente. Palla al centro! Madonna! Perché? Perché non hai fatto gol, Morrison? Entra in area! No! Dai, ma come devo fare a segnare con questo qui? Appena entrato, Ibzer. Ibzer, palla al centro! Non va, non va, non va, non va. Finisce anche questo secondo tempo. Andiamo ai rigori, ragazzi. Se perderò questa partita, comincerò direttamente nelle divisioni. Andiamo alla prima. Lopez. Lopez prova a distrarre l'attaccante. Ma lui non vuole tirare. Non vuole tirare. Io mi metto al centro. No, non l'ho fatto bene. Michael. E gol. Questa volta non facciamo niente. Ci tuffiamo all'altro lato. Sempre lì la tira, sempre lì. Adesso tocca Ibzer. Ibzer! No! Io lo sapevo, io lo sapevo. Io lo sapevo. Questa partita la perderemo. Mannaggia, sta tirando tutto là, sta tirando. Kazimi! Vabbè, proviamoci a tuffare da quel lato dove ha detto lui, dove tira sempre lui. Ecco, adesso ha tirato lì. Ragazzi, se sbaglio vince lui, se continuiamo posso vincere, ma il joystick trema. Va Morrison! E dove mi tuffo adesso, ragazzi? Ecco, parata! Parata! Che partita, ragazzi! Grigor! E baffammo! Ragazzi, abbiamo perso questa partita. Davvero entusiasmante. Mi dispiace un po' perché potevamo vincerla. Potevamo davvero vincerla, abbiamo meritato di vincerla. E allora, ragazzi, io vi lascio qui. Vi saluto. E nel prossimo episodio, quindi, cercherò di formare una squadra di Serie A. E cominceremo il Road to Division 1 nelle divisioni, non tramite un torneo. Nel frattempo, abbiamo vinto qualche credito.
E speriamo nel prossimo episodio. Come ho detto, 1700 crediti. Adesso cercherò di fare una bella squadretta. Allora, ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Lasciate un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Un saluto da Gema Gamer, ciao!